Pubblica Magistris. Grazie, grazie. Una giornata per noi importante, perché come diceva Michele prima, è anche molto faticoso fare tutto quello che facciamo, e quindi abbiamo tutti quanti bisogno collettivamente di queste giornate, perché ci danno carica, ci danno energia, ci danno tanta forza. E siccome poi tra l'altro noi non analizziamo solo guai, ma siamo convinti che con la fiducia e anche con il sorriso si possono vincere grandi battaglie, qualcuno di voi ricorderà che io cominciai la campagna elettorale al un altro cinema della nostra città, il Modernissimo, dicendo: io vorrei fare una campagna elettorale, siccome mi davano tutti quanti per morto, dissi: io vorrei fare una campagna elettorale in allegria. Mentre voi parlavate, mi viene in mente che noi, secondo me, quest'estate, visto, oltre ad andare in Puglia, io accetto il tuo invito, anche se non sono donna, però posso, penso, partecipare lo stesso come osservatore, a vedere che cosa, non come guardone, un osservatore, quello che succede in Puglia. Credo che noi dovremmo fare la festa dei beni comuni alla mostra d'oltremare, perché ricordiamoci che la mostra d'oltremare ospitò nel lontano 1976, quando c'era un partito di sinistra ampio e di massa, che era il Partito Comunista. Ci fu Enrico Berlinguer alla mostra d'oltremare, ricordiamoci, a Napoli. Io voglio veramente di cuore ringraziare i tanti amministratori, perché ovviamente noi qua non è che vogliamo parlare per delega, però ci sentiamo veramente di ringraziare i tanti amministratori presenti. Vedo anche Enzo Cuomo, presidente Anci Campania, ma i tanti amministratori che sono venuti dal sud, dal nord, ne ho visti tanti dalla mia amata Calabria, perché io sono molto convinto che dalla democrazia di prossimità dei sindaci si scriveranno pagine importanti. Io ho rispetto per il Parlamento italiano, ma non dimentichiamoci che noi siamo eletti direttamente dal popolo e non siamo nominati. Questo qualcosa conta, significa che abbiamo creato, e anche qui usiamo un termine che è andato in desuetudine, quella connessione sentimentale che con grande fatica cerchiamo di mantenere ogni giorno, perché la democrazia partecipativa è straordinaria, affascinante, bella e anche difficile, perché è una democrazia anche ad ostacoli, ma è bella proprio per questo. Perché i beni comuni rappresentano un progetto che non è solo politico? Io penso che con i beni comuni e con la politica dei beni comuni noi democraticamente aggrediamo lo spirito del liberismo, del capitalismo senile. Andiamo a colpire le logiche predatorie, andiamo a colpire le politiche del consumismo universale, andiamo invece a difendere le radici dell'umanità e di un progresso che sia in difesa della dignità e dei diritti degli esseri umani e non del capitale come profitto, bensì del capitale umano. Pensiamo quanto è importante lottare per l'acqua pubblica, quanto è importante lottare per il sapere, quanto è importante lottare per la conoscenza, per la cultura, per l'internet come bene gratuito accessibile a tutti. Ma come non si fa a capire che il capitale umano ha un valore economico molto più importante del capitale, che oggi invece sembra essere l'unico obiettivo delle politiche di privatizzazione e non di liberalizzazione? Ha detto bene prima Michele Emiliano: io, ma penso Nichi, penso tutti quanti noi, non abbiamo nulla contro il privato. Sappiamo benissimo che i privati possono contribuire anche alla crescita dei beni comuni, però vogliamo dimostrare che si possono fare politiche pubbliche in senso costituzionalmente orientato, cioè si possono fare politiche pubbliche tenendo presente l'articolo 97 della Costituzione, e quindi farlo
con criteri di trasparenza e di economicità. Vogliamo dimostrare che è un errore anche economico svendere il pubblico a quattro soldi, e invece quanto sia importante dimostrare che puoi fare smaltimento e raccolta dei rifiuti con il pubblico, che puoi fare il trasporto pubblico con il pubblico, puoi fare l'acqua con il pubblico, puoi fare le energie rinnovabili con il pubblico. Il privato ci può aiutare a costruire il nuovo stadio a Napoli, ma non ci deve dettare le politiche pubbliche, è un'altra cosa. Le strategie sono pubbliche. Poi i beni comuni. Perché il concetto di bene comune ha una valenza, secondo me, importante anche per quello che politicamente vorremmo costruire? Perché il bene comune non appartiene nemmeno al pubblico, non appartiene nemmeno allo Stato, non appartiene al Presidente della Repubblica, al Governo Monti, al Sindaco, al Presidente della Regione. Sono patrimoni dell'umanità che noi, difendendoli, in realtà non solo preserviamo le nostre radici, ma riusciamo a costruire il futuro. E poi lo voglio dire da terrone, da meridionale: i beni comuni ci fanno impadronire di un nuovo concetto di appartenenza. Il nostro concetto al sud, troppo spesso, di appartenenza è stato legato a concetti di schiavitù. No, pensiamo all'operaio che deve appartenere al padrone, al cittadino che deve appartenere, al politico che gli dà il posto di lavoro e quindi lo tiene in pugno attraverso il voto di scambio, appartenere alle mafie. Con i beni comuni noi attiviamo un percorso di liberazione rivoluzionario, perché apparteniamo alle nostre radici, apparteniamo alle comunità, al mare, al territorio, alla cultura, a quello che è la nostra storia e il nostro futuro. Poi lo voglio dire, se oggi noi stiamo qua e anche grazie alle lotte che prima ancora di esponenti dei partiti o della politica l'hanno fatti i movimenti, le comunità, le associazioni. Ne voglio citare alcune senza far torto ad altre, ma il percorso politico che hanno portato avanti in questi anni il movimento Notav, il movimento Nodal Molin, chi ha difeso il territorio a Chiaiano, a Terzigli, a Taverna del Re, a chi è sceso in piazza a Reggio Calabria, a Messina, per difendere i territori dal ponte sullo stretto. Loro hanno rappresentato l'ispirazione per Alberto Lucarelli, che ha contribuito a scrivere il referendum sull'acqua. Loro anche sono stati protagonisti dei nostri programmi politici. Allora io dico a chi vuole fermare con l'illegalità dei poteri i movimenti di legalità costituzionale, che sono i movimenti rivoluzionari dal basso, non vincerà questa partita. Io lo dico da ex magistrato che ha visto non solo il volto violento delle mafie con la Coppola e con la Lupara, ma ha conosciuto soprattutto il volto violento della borghesia mafiosa, il volto violento dell'illegalità del potere. Se qualcuno pensa di fermare questo percorso rivoluzionario con la carta da bollo, non farà altro che rafforzare il nostro percorso verso il cambiamento del nostro paese. La democrazia dal basso non si ferma con le carte da bollo, non si ferma pensando che i movimenti di cambiamento possono essere repressi. Io ricordo che osammo, all'epoca da magistrati, a fare in questa città nel 2002, quando avvennero quei fatti abominevoli della caserma Raniero a Napoli, un convegno all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, un altro bene comune, qui vicino a Monte di Dio, facemmo un convegno, le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione. Il dissenso non si criminalizza, anche il dissenso significa fatica, anche per noi il dissenso certe volte significa lottare per far comprendere magari la bontà delle nostre azioni, ma non dimentichiamoci che il dissenso è l'infa della democrazia, così come le emozioni di Antonio prima, il dissenso ci serve a migliorare e ad andare sicuramente avanti. Io credo che noi dobbiamo anche essere consapevoli, almeno questo è il mio pensiero, e anche qui non voglio cadere nell'errore di chi pensa che la democrazia partecipativa sia in qualche modo la delegittimazione dei consigli comunali, delle municipalità e degli organi di rappresentanza. Così, quando io dico che oggi, a mio avviso, l'energia positiva e politica principale si trova al di fuori dei partiti,
non significa delegittimare i partiti, ma significa esortarli a ritrovare quello spirito di volontà di trasformare la società. Questo doveva essere il ruolo dei partiti, trasformare la società in senso costituzionalmente orientato. Allora io non credo affatto che oggi la risposta sia quando ti fanno la domanda: ma il PD è presente o assente, quell'altro che fa, dove sta e che dice? Mi sembra la domanda quando in campagna elettorale mi dicevano: ma tu hai un linguaggio troppo forte, usi contenuti troppo forti, tu come troppo rivoluzionari, come fai a prendere i voti dei moderati? Non hanno capito che noi in questo modo, col linguaggio di oggi, io credo andiamo molto oltre a questi stereotipi. Quei moderati non volevano un linguaggio moderato nei contenuti e nei toni, volevano radicalità, volevano idee precise, volevano obiettivi che si potevano perseguire. Allora io credo che oggi c'è bisogno di questo, c'è bisogno di idee chiare, c'è bisogno di mani pulite, c'è bisogno di mani che non rimangono nelle tasche dei pantaloni ma che si mettono in movimento, c'è bisogno di costruire percorsi e metodi organizzativi chiari con donne e uomini che hanno credibilità, e la credibilità si conquista sul campo. La credibilità non è qualcosa che si costruisce nei laboratori, ma la credibilità è data dalla storia delle donne e degli uomini che hanno dimostrato con i fatti da che parte stare, se nella lotta tra Marchionne e Pomigliano si sono schierati con Marchionne o con Pomigliano. Quindi non è un discorso di moderati, di eversivi, di sovversivi, di estrema sinistra. E qua lo voglio dire anche per chi ha una provenienza come me da sinistra, che ha sempre avuto valori radicati a sinistra, che anche nel progetto politico che io sono convinto insieme andremo a costruire per cambiare non solo i municipi ma anche il paese attraverso un governo nazionale, noi dobbiamo andare anche oltre il linguaggio stereotipato di sinistra, centro e destra. Io credo che noi abbiamo fatto una campagna elettorale, ad esempio a Napoli, in cui i valori erano valori profondamente di sinistra, ma noi abbiamo vinto parlando di valori, ma non utilizzando frasi, contenuti, schemi e cornici che sono anche un po' vetuste. Io non credo che noi vinciamo facendo un'alleanza PD più SEL più IDV più quell'altro. Noi vinciamo se riusciamo a comprendere il cuore, la testa, l'anima della popolazione italiana, che è molto oltre i partiti e molto oltre gli schemi dei partiti. Io di questo ne sono convinto, perché ricordo anche quando, durante un momento decisivo della mia campagna elettorale, mi sono trovato a fare una scelta difficile, quando molti, anche vicino a me, dicevano: ma perché non fai l'apparentamento col Partito Democratico? Io non è che non l'ho fatto l'apparentamento col Partito Democratico perché mi è antipatico il Partito Democratico, tutt'altro, molti amici nel Partito Democratico, soprattutto tra gli elettori, tra i dirigenti, diciamo, forse un po' meno. Però, diciamo, ho sentito dentro, perché per 2 anni ho girato questo paese da Pordenone a Palermo, come ricordava qualcuno prima, e ho capito che le persone oggi si vogliono legare a un progetto di trasformazione della società. I partiti l'hanno persa questa funzione. Ecco perché mi piace quello che è accaduto oggi, perché oggi noi abbiamo provato a costruire dal basso i contenuti, non vi abbiamo portato nel forum il progetto che avevamo deciso come amministrazione comunale. Siamo esattamente il contrario di quello che è accaduto nella costruzione del governo Monti. Fateci il caso. Il governo Monti è un arroccamento dei poteri che si uniscono perché hanno paura che nel paese possano crescere le istanze di cambiamento contro i poteri. Ragionateci bene qual è l'operazione. Berlusconi viene mandato via perché non è più credibile in quei poteri che oggi portano avanti esattamente le politiche che Berlusconi ha portato avanti per tanti anni. Le liberalizzazioni sono le privatizzazioni. È un percorso che tende
tende, a mio avviso, anche ad arginare quello che sta accadendo in tante città, in tanti municipi e in tanti territori. Guardate che non ci sfugge la paura. Io l'ho vista la paura di tanti politici di fronte ai risultati elettorali di Milano, di Napoli, di Cagliari, di tante altre amministrazioni dopo il referendum. Guardate che ci hanno provato l'altro giorno con un comma a cancellare il referendum. Noi abbiamo alzato alto un grido da parecchie città, anche da Napoli, ha detto attenzione, cancellare con un comma un referendum di 27 milioni è un golpe istituzionale. Sanno bene che c'è un'attenzione nel paese forte, ma io devo dire che sono profondamente preoccupato dell'operazione verticistica che è stata messa in campo. E anche qui è come la vicenda di Pomigliano, non vorrei sbagliarmi, ma non è un'operazione eccezionale questa alleanza di poteri politici, economici, finanziari, lobbistici. Io credo che andrà avanti come sperimentazione, cercheranno di marginalizzare i dissensi sociali, di reprimere sempre di più il dissenso, cercheranno di colpire quei punti di democrazia attiva che nascono nel paese. Per questo è molto importante l'appello che faceva Nichi a rimanere in rete anche di solidarietà, perché in questo momento diventa pericolosa anche l'esposizione di singole persone, di singoli movimenti, di singoli sindaci. Lasciare isolate le battaglie nel paese può essere un pericolo forte. Allora ci troviamo di fronte a due modelli diversi, e su questi si vinceranno le elezioni del 2013. Da una parte il modello di chi non vuol cambiare e vuole far continuare l'agonia del liberismo, che non è una crisi transitoria ma è una crisi strutturale definitiva, e chi invece vuole provare a creare un'alternativa completamente diversa, che sia culturale perché mette l'essere al posto dell'avere, che sia sociale perché non pensa al legalitarismo formale ma alla giustizia costituzionale e al rapporto tra diritti e giustizia, che è un'alternativa politica perché vuole costruire un'alleanza tra quelle forze politiche che ci credono, ma soprattutto con quella energia politica che c'è nel paese, dagli operai alle donne, ai precari, ai giovani, agli studenti, ai disoccupati, a tutti quelli che vogliono un cambiamento per una società meno disuguale. E la sfida ancora più bella, e oggi ne sono venute le idee da questi forum, è di costruirle modelli economici alternativi al liberismo, e anche qui ce la possiamo fare. Perché io sono convinto che le battaglie sui beni comuni significa considerare il capitale umano un plusvalore economico, considerare che attraverso la cultura, il turismo, le imprese, le nuove tecnologie, l'innovazione, l'ecologia, il territorio, il mare, possano venire costruzioni di modelli economici che però sono contro il liberismo. Chi è che si arricchisce dal debito pubblico, scusate, accumulato in questi anni? Certo non si arricchiscono le povere persone, ma chi va a lucrare sugli interessi del debito pubblico? Quindi se noi non riusciamo a costruire insieme alternative culturali, sociali, politiche ed economiche, noi ci troveremo nel 2013 a piangerci addosso per un'occasione mancata. Io sono convinto che i sindaci potranno dare un contributo molto forte. Da Napoli noi ci stiamo. Ringrazio tutta la giunta che è qui presente a sostenere questa iniziativa importante. La nostra sfida è governare da sindaci per dimostrare che la rivoluzione non si fa solo in campagna elettorale, ma la rivoluzione si fa portando queste istanze nel governo, e quindi dimostrare che si può essere rivoluzionari governando. E poi a Napoli sogniamo l'impossibile, caro Michele, tu hai concluso su questo, a furia di sognare l'impossibile, l'impossibile diventa possibile, e quindi a Napoli in realtà non siamo sognatori o visionari, ma siamo realisti, perché siamo convinti che quello si può raggiungere. C'è bisogno di determinazione, di coraggio, di volontà, di unità, e di avere un rapporto stretto tra chi amministra e la cittadinanza attiva. È per questo che facciamo paura, e io credo che da sindaco di Napoli, insieme agli altri sindaci che ci stanno, potremmo dare un contributo fortissimo a costruire l'alternativa nel 2013. Io credo che dovremmo, sono d'accordo con quello che ha detto Michele, nei prossimi 3 mesi trovare la formula migliore per consentire di esprimere in una grande campagna elettorale che attraverserà il paese
le donne e gli uomini, le energie migliori, perché così come siamo diventati sindaci in tante città, così come oggi siamo qui in tanti, così come sul web tanti sono con noi e così come siamo maggioranza nel paese, perché io ne sono convinto, io sogno e quindi so che sarà così. Nel 2013 noi dobbiamo andare con queste idee al governo del paese, in modo che nel governo non ci sarà più chi porta gli interessi di Marchionne, ma chi porta gli interessi di Antonio De Luca. Grazie.